quanto pare. Per i fisici la matematica è un'opinione, ma guardate bene, questa grossa sciocchezza non riguarda solo la massa della particella elettrone, riguarda ogni possibile massa. Per ognuna esiste una dimensione unitaria rapportata giustamente alla dimensione del chilo o del chilo moltiplicato per i joule. A quella dimensione unitaria corrisponde il valore 1 che gli opposti tra materia e antimateria, tra massa e antimassa, formano nel loro reciproco prodotto. Ma visto che noi in natura abbiamo una percezione relativa, ossia che noi con una parte dell'alternanza conteggiamo quell'altra, allo stesso modo noi abbiamo presente una unità come quella dell'onda che mostra in sequenza gli opposti, ma non possiamo considerarli tutti e due così come ci appaiono nell'intera sequenza. Possiamo calcolare questo sulla base di questo e non sommare a questo quello che viene dopo, a meno di non commettere errori tanto macroscopici che poi ci portano a una unità che non è fatta da n ennesimi, ma solo da n. Una unità che è n, laddove n non è 1, non può mai rappresentare una unità della fisica, una unità vera della fisica, a meno che la matematica non sia una opinione. Questa ingiustizia, questa mancanza di correttezza nella quantificazione delle masse unitarie porta alla mancanza possibilità di unificare oggi la fisica. Infatti nella relatività generale, che vede il prodotto tra la massa m e il valore unitario elettromagnetico della massa, se il valore unitario della massa è sbagliato, la fisica non può essere unificata. La fisica può essere unificata solo quando usiamo i numeri esatti. E i numeri esatti sono, poiché noi li stiamo conteggiando, diciamo così, su una linea inclinata in cui possiamo porre nel valore qui in alto il riferimento unitario e poi abbiamo il valore
che rappresenta l'unità di una massa a questo livello, noi abbiamo una parte più grande, cioè che supera quella grandezza, a causa della parte inferiore che ci appare decimale e che giustifica la parte maggiore. Quindi tutte le unità della fisica sono veramente unitarie e sono rappresentate da un numero che contiene una parte intera per come essa è giustificata interamente e relativamente dalla sua parte decimale a quella dimensione che noi abbiamo riconosciuto come quella unitaria.